Ma come le fanno queste esplosioni nei film? Da quelle di Michael Bay alle spettacolari esplosioni di 1917 e Dunkirk, le esplosioni non sono sempre facili da mettere in scena e ce ne sono di tantissimi tipi diversi. Cerchiamo di capire come vengono fatte e quali sono le diverse tecniche che vengono utilizzate al cinema. Chi si occupa delle esplosioni dei film? Dovete sapere che esistono società che si occupano solo ed esclusivamente di esplosioni. La Rowley SFX è un'azienda a conduzione familiare, con sede nel nord dell'Inghilterra, che ha lavorato a Piggy Blinders, fra le altre cose. Quando si devono realizzare le esplosioni, però, si entra nel campo degli effetti speciali. Possono essere sia digitali che pratici. Il più delle volte sono una combinazione tra le due cose, vanno però pensati e coreografati insieme agli stunt, e quindi è necessaria un'interazione fra questi due reparti tecnici, sia per ridurre i rischi per le persone sul set, che per ottenere il massimo da ogni scena. Quando si devono realizzare le esplosioni però si entra nel campo degli effetti speciali. Possono essere sia digitali che pratici. Ogni esplosione è unica e va calibrata sulla base delle esigenze della storia. Ci sono esperti che si occupano proprio di creare un'orchestra tra tutti questi elementi per raggiungere la spettacolarità richiesta in piena sicurezza. Per fare questo mestiere serve una licenza specialistica che va rinnovata ogni tre anni. E le esplosioni più piccole sono quelle più frequenti e ne vediamo tantissime sia al cinema che in televisione. Sono quelli che chiamiamo spari. Sul set i colpi di pistola vengono realizzati mostrando solamente l'impatto del proiettile sulle superfici, il cemento dei muri che salta, le pietre scalfite, le scintille del metallo e così via. Gli addetti alla scenografia nascondono sul set dei piccoli sacchetti pieni di detriti in polvere, con dentro un petardo che viene innescato via radio. Si usa poi la plastica come involucro, perché detonando non spara in giro pezzi solidi che potrebbero colpire e ferire chi si trova nelle vicinanze. Il colpo che vediamo quindi è semplicemente polvere che scoppia e si disperde nell'aria. Il vantaggio quindi è che gli attori possono trovarsi molto vicini all'esplosione senza correre alcun rischio. Sincronizzando gli scoppi si può poi simulare una mitragliata che sfiora i piedi del personaggio che corre al riparo o una raffica contro un veicolo che esplode in mille pezzi. Ci sono poi molti modi per far saltare in aria gli edifici nel cinema. Come dicevamo il metodo più utilizzato oggi è quello di ricreare l'effetto con la computer grafica. Prima si usavano dei modellini in miniatura, piccole ricostruzioni in scala dei set. Le fiammate che si vedono all'inizio di Blade Runner, ad esempio, sembrano enormi proprio grazie a un gioco di prospettiva. In realtà si tratta di un piccolo fuoco controllato appiccato su un set in miniatura. Per quanto riguarda la luce emanata dal fuoco che illumina lo spazio e la pelle, è molto difficile da rendere in maniera realistica se la si riproduce solamente al computer. Per questo si tende ancora a eseguirne il più possibile dal vivo magari poi per aumentarla in CGI. L'effetto pratico aiuta poi chi recita a reagire in modo più spontaneo a qualcosa che sta succedendo per davvero, a guardare nella giusta direzione e fingendo il meno possibile. Per creare il fuoco si usa il propano, che viene fatto uscire da un piccolo serbatoio nascosto dalla videocamera, che permette di direzionare l'esplosione dove si desidera. Si può anche regolare l'intensità, l'espansione e la velocità di rilascio del gas. In genere, sul terreno si mettono dei piccoli segnali di posizione che aiutano gli attori a correre nella giusta direzione. Ovviamente, quando avvengono queste esplosioni, tutti gli attori si trovano a una certa distanza di sicurezza. Quando il protagonista si deve salvare per un pelo, vengono posizionati dei piccoli trampolini su cui deve saltare, altre volte si usa un'imbracatura che viene poi eliminata in digitale. Aiuta a simulare l'accelerazione del corpo spinto dallo spostamento dell'aria. In generale, tutto quello che vediamo al cinema è frutto anche di lenti speciali e angoli di ripresa che aiutano ad espanderne l'effetto. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube e di lasciarci un mi piace su Instagram e su Facebook. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di seguirci.